Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a vedere come recuperare questo meraviglioso arco che è l'arco del crepuscolo, veramente veramente bello, ve lo faccio vedere meglio, eccolo qui. Questo è l'arco del crepuscolo, cioè l'arco che abbiamo visto la prima volta in Twilight Princess, bellissimo. L'unica cosa è che si rompe, io ho provato, l'ho utilizzato e dopo un po' si rompe, non si rigenera. Ora non so se ho sbagliato qualcosa io, eventualmente fateci sapere nei commenti se c'è la possibilità di non andare a danneggiarlo in qualche modo. A me si è rotto, per cui questa è un'informazione che mi sembra giusto darvi, perché ho tirato la freccia così. Bene, detto ciò vi lascio al video che vi spiega come arrivare a prendere facilmente questo meraviglioso arco, e se volete sul canale trovate anche il video che vi fa vedere come recuperare lo scudo di Hyrule, la spada iconica di Zelda la Master Sword e anche la tunica del campione insieme all'accetto per i capelli, che voglio dire anche quello c'ha il suo perché. Ed eventualmente giovani, sul canale trovate anche la guida per recuperare questa bellissima maschera, la maschera di Boblin, troppo bello, che vedevo di ve lasciare il video. Ci troviamo esattamente qui nel primo forte in cui arriviamo all'inizio del gioco. Quindi siamo proprio ad Hyrule centrale, a sud del castello. E dovremo prima sbloccare ovviamente la torre. Questa cosa si può fare anche a inizio gioco. L'arco lo possiamo recuperare anche a inizio gioco, come lo scudo e come la Master Sword. Per questi altri due trovate video sul canale, dategli un'occhiata, mi raccomando. Però bisogna avere un po' di stamina. Se non avete ancora fatto molti sacrari e quindi avete la stamina base, dovrete preparare determinate ricette che vi daranno la possibilità di recuperare la stamina in maniera tale che possiamo mantenere il volo più a lungo. Vi faccio vedere. Con il vigorino potete tranquillamente creare questa ricetta qui, spiedino di funghi leva fatica, che ci va a ripristinare usando 5 vigorini un cerchio quasi e mezzo di vigore. Se voi avete solo un cerchio, usarne 5 non ha molto senso, usatene 3 o usatene 4. I vigorini sono i funghi verdi che vi ho fatto vedere, si trovano molto facilmente in giro per il gioco, per cui insomma girate un attimo, fate qualcosina, raccogliete qualche vigorino, oppure vanno bene anche i grilli, che sono questi qui, ve li faccio vedere subito. Dove stanno i grilletti? Eccoli qui, questi sono le cavallette vigor che vi danno appunto la possibilità di creare delle pozioni che vi fanno recuperare il vigore. Le pozioni sono queste qui, pozioni leva fatica, usando, se non sbaglio, 2 cavallette e 3 vigorini farete quella pozione, però non mi ricordo sinceramente, non l'ho ancora fatta questa ricetta, per cui non ve lo garantisco. Comunque in rete trovate facilmente le ricette senza problemi. Comunque con i funghi potete fare lo spiedino, usatene 3, usatene 4, vedete un po' quanto cerchio vi rigenera di stamina in base alla stamina base che avete voi. Ovviamente fatene un po' e con quelle pietanze potremmo ripristinare appunto la stamina che ci serve per arrivare al castello. Ora interagiamo con la torre di guardia e vi faccio vedere il punto preciso dove andare a recuperare l'arco. Saltiamo la cutscene. Apriamo subito la mappa e da qui ci dovremo dirigere da questa parte. Per essere più precisi mettete una puntina, così potete seguire quella, e ci spostiamo di qua.
Io ho già sbloccato il piccolo piccione viaggiatore, per cui lo userò, ma non è necessario utilizzarlo, si può arrivare tranquillamente anche senza di lui, quindi non vi preoccupate, io lo utilizzo solo per fare prima. E direi che adesso vi velocizzo anche il video, perché sennò vi fate due palle così. Ok, siamo quasi arrivati. Mangiamo uno spiedino. Come vedete, anch'io con un cerchio in più di stamina faccio fatica ad arrivare. Prendiamo un attimo, non troppo. E già si vede. Eccolo qui. Questo è l'arco, lo raccogliamo, ed è l'arco del crepuscolo. Appartiene alla famiglia reale dell'antichità, usato dalla principessa nella battaglia contro le creature del crepuscolo. Scaglia potenti frecce a lungo raggio. Lo raccogliamo, e questo è l'arco che si vede in Twilight Princess, se ben vi ricordate. È assolutamente da venire a recuperare quanto prima possibile, perché ne vale veramente la pena, oltre al fatto che esteticamente è bellissimo. Detto questo, giovani, per questo video è tutto. Grazie mille per averci seguito e alla prossima.